Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Scusate la voce, ma mi sono svegliata letteralmente da 5 minuti. Veramente mi sono semplicemente lavata la faccia e ho iniziato questo video. Vi starete chiedendo perché ho iniziato il video subito appena sveglia. Ebbene, perché questo qua sarà un video 24 ore, in particolare vivo 24 ore come le modelle di Victoria's Secret. Ieri sono andata a fare la spesa con mia mamma per prendere qualcosina che mi servirà per questo video. Seguirò la dieta di Romy Street. Non so se si pronunci così, però ve lo scrivo qui. Ed è appunto una modella di Victoria's Secret che condivide tutta la sua vita su YouTube attraverso dei vlog o comunque dei video. Infatti, ho guardato qualche suo video e proverò a ricreare la sua colazione, il suo pranzo, la sua merenda e la sua cena. Inizierei ovviamente dalla colazione. Lei ha due tipi di colazione solitamente, o il porridge o una bowl di yogurt, frutta secca, cereali. Però, siccome non ho mai fatto il porridge, quindi probabilmente non sono capace, per evitare un disastro, ho scelto la seconda opzione. Quindi adesso andiamo a preparare lo yogurt che ho comprato ieri con mirtilli e cereali. Proviamo a creare una bowl carina. Allora, ho preparato appunto lo yogurt, in particolare al caffè. Mi piaceva il caffè. Adesso lo apriamo e andiamo a rovesciarlo nel nostro piattino. Ok, adesso il secondo step è decorarlo con i cereali e i mirtilli. Ok, eccola qui. Sinceramente mi ispira un sacco perché tutti e tre gli ingredienti mi piacciono, quindi yogurt e caffè, mirtilli e cereali. Mi piace un sacco. Adesso andiamo ad assaggiarla. Mi siedo qui a mangiarla, così nel frattempo mi guardo anche Netflix, perché dovete sapere che ho iniziato da pochissimo, in realtà da qualche giorno, The Vampire Diaries, non so se si pronuncia così, spero di sì, e vi giuro che mi ha preso un sacco, cioè in 3 giorni sono già alla seconda stagione, perché passo le mie giornate guardando quella e basta, non facendo altro. Passiamo al momento dell'assaggio, prendo un po' di yogurt, un mirtillo e dei cereali, così assaggiamo tutti insieme. Super buono, veramente buonissimo. Penso di aver scoperto una nuova colazione che potrei fare regolarmente tutti i giorni. Buonissimo, sono super soddisfatta. Adesso vi abbandono perché vado a vedere Netflix. È passata qualche ora, sono esattamente le 12:25 e quindi è l'ora di preparare il pranzo. Là dietro c'è anche Trilli che sta pranzando. Per pranzo, ovviamente, ho pensato di preparare un'insalatona con tonno, mais, che amo, e una mozzarella tagliata a cubetti. Quindi prepariamo, che ho una fame. Sono le 2:30. Io ho pranzato, solo che non ho ripreso perché ho pranzato con mia mamma, quindi non mi sembrava corretto registrare anche lei. Adesso mi sono vestita perché sto uscendo per fare due cosine, ho due commissioni da fare, poi torno a casa, farò merenda e c'è lui, ovvero il Papirulan, che mi sta aspettando. Perché, ebbene sì, ho iniziato a fare camminata veloce e corsa lenta, però oggi farò camminata veloce perché sta pranzando. E appunto sono in tema col video perché ovviamente le modelle si tengono in forma facendo palestra o comunque qualsiasi tipo di attività fisica. E quindi oggi la mia attività fisica sarà fare il tapirulan. Mezz'ora precisamente, mezz'ora a 6 km orari o 8 km orari, tipo vediamo come sono. Se sono in vena di andare più forte o più piano. In realtà non va in base a me, ma semplicemente in base al caldo, perché si crepa di caldo, cioè c'erano quasi 40 gradi qua dentro e poi in camera mia non ho il condizionatore, quindi dovrò farlo con il ventilatore puntato addosso, ma si crepa di caldo lo stesso. Niente, ora volo a fare queste due commissioni perché sono già in ritardo di 10 minuti e ci vediamo più tardi.
mi sono munita di acqua, mi sono fatta questa cosa in testa perché anche con la coda, con i capelli che mi battono sulla schiena, ho caldo, quindi devo per forza fare questa cosa. Sono pronta per fare la mia mezz'ora, che non sarà ovviamente mezz'ora continua, se no muoio. Farò 10 minuti, pausa di 2 minuti, 10 minuti, pausa di 2 minuti e gli ultimi 10 minuti. Sono pronta, devo accendere il mio amichetto ventilatore, se no muoio. Ci sentiamo dopo perché subito dopo il tapis roulant mi do una rinfrescata e poi faccio merenda con un bel frutto. Mi attacco il cosino alla maglietta che è attaccato al tapis roulant, infatti nel caso io andassi troppo indietro, quindi in caso io cadessi, questo si stacca e il tapis roulant si blocca, quindi non ci facciamo male. Dalle mie condizioni si può percepire che ho appena finito. Morta. Mi sono lavata, come vedete, dai miei capelli e dal mio orribilante brufolo sulla faccia. Sono ancora rossa come un pomodoro, però nel frattempo ho preparato la merenda, ossia una semplicissima pesca tagliata a cubetti. In questo periodo mi sto veramente ossessionando. Sì, mi sto ossessionando. Vabbè, mi sto ossessionando dalle pesche. Tra l'altro c'è pure la forchettina abbinata, cioè proprio top. E adesso me la mangio perché sono già le 6. Buonissima. Facciamo il pochino. Eccomi qui, è la mattina dopo, quindi sono passate esattamente 24 ore e io ho preparato un'altra colazione come quella di ieri perché mi è piaciuta davvero tanto, però stavolta al posto di cereali ho spezzettato, cioè tipo sbriciolato, dei biscotti integrali e secondo me sarà ancora più buono. Eccola qui, guardate che carina. Alla fine ieri sera non ho registrato mentre proprio mangiavo perché come sapete a cena, quindi a tavola con i miei genitori, non mi va di tenere il telefono e soprattutto di registrare mentre mangio quando ci sono lì anche loro. Però avete visto la preparazione del poké in cui c'era, vabbè, riso basmati, pollo, pomodorini, Philadelphia, zucchine. Buonissimo. Mentre assaggio, meglio di quella di ieri. Vi volevo dire ovviamente che le 24 ore sono finite, quindi il video è finito. E nulla, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Io penso che continuerò più o meno seguendo questa dieta, anche perché siamo in estate, non mi va di mangiare pesante, quindi tipo la pesca merenda la mangerò anche oggi, ho appunto fatto la stessa colazione di ieri. Diciamo che questa dieta per 24 ore non mi è pesata per niente, anzi mi ha fatto scoprire
nuovi piatti, nuove ricette, che sicuramente farò più spesso. E nulla, se vi è piaciuto il video lasciate un like, commentate con un mirtillo, siccome sono qua dentro. Seguitemi su tutti gli altri social che vi lascio qua sotto, noi ci vediamo in un prossimo video, molto presto. Un bacio.